I principi del nomadismo digitale. Che cos'è il nomade digitale? Come si fa a diventare nomade digitale? Queste sono alcune domande che i miei clienti mi pongono, alcuni dei quali tra l'altro sono già arrivati, tra virgolette, al successo, altri invece sono all'inizio della loro attività imprenditoriale, online o offline, e mi chiedono come si fa a diventare nomade digitale, com'è possibile avere un lifestyle che ti porta in giro per il mondo ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno e ti permette di skippare location. Ebbene, oggi, secondo me, il nomadismo digitale è l'unica chiave possibile del successo per l'imprenditore, digitale e non digitale. Oggi essere nomadi non vuol dire per forza skippare location e vivere in differenti città una settimana di qui, un altro mese di lì, eccetera eccetera. Essere nomade digitale è una scelta ed è esattamente quello che serve a te per farcela nell'impresa, nell'imprenditoria, la possibilità e la libertà di scegliere. Cercherò di chiarirti con 3 semplici esempi i 3 principi che io applico tutti i giorni nella mia vita professionale e personale. Il primo è quello di massimizzare la tua libertà personale. Devi muoverti, devi guardare in giro, devi andare al di là del confine italiano e devi cercare di cogliere tutte quelle opportunità che il mondo ti offre. Devi cambiare domicilio di tanto in tanto, devi guardare a nuovi paesi come nuove opportunità personali, fiscali e finanziarie. Fermo, sei perduto. È tutto nel primo passo, nella misura in cui, diciamo che dopo la prima iscrizione AIRE è tutto in discesa. Nuovi paesi, nuove opportunità, nuovi domicili, nuove identità. E in effetti è come un gioco di spie, come uno spy game a tutti gli effetti, solo che è perfettamente legale. Il secondo principio importantissimo è quello di pagarti per primo. Finché sei vittima della pesante tassazione italiana, spagnola, tedesca, è indifferente. Potresti essere un italiano residente a Hong Kong in questo momento e potresti star subendo forti limitazioni della libertà personale e fiscale. Se sei un imprenditore che paga il 60-70% di tasse all'anno, è evidente che le risorse che restano nelle tue tasche sono ben poca cosa rispetto allo sforzo inumano che da imprenditore, e credimi lo so bene, fai ogni giorno per portare soldi a casa per i tuoi figli, per la tua famiglia o fosse anche solo per comprarti un paio di scarpe nuove. E quindi è necessario trovare il modo, evidentemente lo ribadisco, legale di alleggerire il proprio carico fiscale e soprattutto di portare a livello personale sui propri conti correnti più soldi che ci danno anche, come dire, aria e la possibilità di pensare senza lo stress, senza la paura di dover pagare le tasse e il fisco. Il terzo principio fondamentale è quello della protezione dei tuoi asset e dei tuoi beni. Piano piano che accumuli i soldi all'interno dei conti correnti, aziendali o personali, è bene diversificare il proprio income trasformandolo in patrimonio ed agendo però con una pianificazione ed una protezione specifica su ogni singolo asset, perché i creditori sono dietro l'angolo, perché le ex mogli sono dietro l'angolo, perché il fisco è dietro l'angolo e tu, che sei un imprenditore, devi prevenire queste problematiche di protezione agendo prima che il fatto accada. I 2 principi fondamentali, i 2 elementi che guidano la mia vita imprenditoriale sono quindi la diversificazione. Ogni volta che mi trovo in un paese apro un conto corrente e questo è il consiglio più stupido che posso darti, e soprattutto quello di saper sfruttare le opportunità. Pensa agli imprenditori che avevano società ad Hong Kong fino al 2018, chi utilizzava Panama fino al 2017, chi utilizzava la Svizzera anche solo per conti correnti offshore fino al 2019. Pensa all'Estonia o alla Lituania, che fino a 30 anni fa erano soltanto, come dire, delle repubbliche sovietiche. E oggi pensa all'Estonia, che è diventata la patria degli residence, o la Lituania, che ha delle free zone interessantissime in cui non si pagano assolutamente tasse. Pensa alla Georgia, che ha avuto più o meno la medesima evoluzione. 20 anni fa sarebbe stato impensabile. L'Armenia, tra l'altro, anche i suoi perché, ma mi sto spostando adesso con il pensiero in quella parte del mappamondo. Pensa a posti come il Montenegro, che non scambiano informazioni. Pensa a come la penisola iberica negli ultimi anni ha saputo cavalcare l'imprenditoria digitale con le digital visa, con le golden visa. Cioè, esiste un momento per tutto. Oggi mi trovo per esempio qui a Dubai Design District, è una delle free zone di Dubai, e come dire, anche oggi vivere la finestra di Dubai
è una nuova opportunità che non sappiamo quanto tempo durerà. Già oggi, 2023, il legal framework sta cambiando. Nuove normative, nuova burocrazia, nuova tassazione, il costo della vita è in aumento. Probabilmente domani non sarà più Dubai al centro dello spotlight, ma mi viene da pensare al sud-est asiatico, mi viene da pensare alla Malesia, mi viene da pensare alla Thailandia, mi viene da pensare a Singapore, che invece rimane un evergreen, oppure penso alla fine che ha fatto Hong Kong quando la Cina è entrata prepotentemente all'interno dell'isola. E bisogna agire informati. Se io riesco a sfruttare l'opportunità nel momento specifico, io riesco a fare un per 10, un per 20 del mio fatturato, e soprattutto riesco ad agire con quella flessibilità mentale, con quella leggerezza, tra virgolette, perché sempre di impresa si tratta, evidentemente nessuno ci regala niente, ma che mi dà meno stress e quindi mi permette di lavorare più velocemente. Oggi la chiave per diventare un nomade digitale è quella di avere la libertà di scegliere. Per avere la libertà di scegliere devi passare da un'attenta pianificazione fiscale, un fiscalista esperto che sappia guidarti all'interno del mappamondo e portarti con mano verso la libertà finanziaria e personale che ti meriti. Io sono Luca Tagliatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale, spero di averti fornito dei consigli importanti per lo sviluppo del tuo business digitale e non digitale. Se sei interessato ad approfondire questi temi, ti consiglio di prenotare una consulenza con il sottoscritto cliccando il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.